in questa giara contiene il nettare del cratere e queste sono delle foglie che amo conservare per un inverno prossimo ad arrivare. Questi sono i miei dipinti che raccontano un mondo che forse sembra non essere presente in molti. Questa è una pianta che ho salvato proprio dai rifiuti e la concimo con bucce secche che la lasciano regnare. Questi, come vi dicevo, sono alcuni dei miei lavori e ci avviciniamo alla causa. Questa è una palma sempre trovata nei rifiuti e come vedete il succo del video è qui intorno, perché questo qui è il nettare del cratere. Un paio di mesi fa a Catania, vedete in fondo c'è l'Etna, Catania è stata inondata dalla sabbia vulcanica. Il caso volle che stavo portando a termine questi tre lavori che si chiamano i tre punti. I tre punti possono essere i tre punti di un triangolo, ma possono essere anche i tre punti di una crocifissione, ma per me sono i tre punti che inducono al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nella mia ricerca vago, non perdo mai di vista un'acqua che ha memoria, con una pietra che, devo dire, arricchisce quest'acqua continuamente di sali minerali, un caffè che prende spazio e allontana zanzare e parassiti. Ma la mia scoperta più incredibile, io ci tengo a precisare, una volta scrissi, in quest'occhio c'è un lacrimone, perché quest'occhio è l'occhio di madre natura e purtroppo, come vedete, se noi continuiamo così, la statua della libertà in questo dipinto non è una cosa politicizzata, ma è un qualcosa che sente il mio cuore e manifesto. Questi sono tutti degli esperimenti che sto conducendo con vari liquidi dentro le bottiglie. Ovviamente il sale predomina. Ma la cosa che voglio pronunciare è: questo è il nettare del cratere. Io mi prendo cura, questo è un terrazzo condominiale, non è di mia proprietà, mi prendo cura di questo spazio. Ovviamente, come vedete, ha piovuto nei giorni scorsi e è arrivata la sabbia dai tetti. La sabbia dai tetti che io trovo per la strada. E questa è oro, è oro. Viene da una profondità. Queste sono delle pietre che ho messo in salvo dalla macina delle pietre. La mia scoperta è che semi di zucca, semi di meloncino, questa è tutta nettare del cratere. Queste sono delle bottiglie dentro incassonate con acqua e sale, che ovviamente, vediamo se riesco a farvi vedere, prende, assorbe umidità e poi ogni tanto qui gli metto l'acqua di riciclo. L'acqua di riciclo intendo dire lavo la pentola con la pasta e mi rimane l'acquetta, la metto qui. E così allo stesso tempo concimo. Guardate che ben di Dio che esce da questa sabbia. Questi sono meloncini e saranno dei meloncini speciali. Mi sono dimenticato. Tutta questa sabbia, che ce l'ho in vari contenitori, è uscita fuori quando io ho finito proprio questo murales e non vedo l'ora che questa
pianta possa coprire i tre punti. Buona serata.